spettacoli di Multiverso Teatro raccontano storie di donne. Donne della storia e della contemporaneità. La nostra ultima produzione si intitola Il canto di Penelope, tratto da De Penelopiad di Margaret Atwood. Ci piaceva l'idea di indagare la figura di Penelope, una sorta di paradigma della condizione femminile. Non seguite il mio esempio, voglio gridarvi nelle orecchie, ma quando cerco di gridare la mia voce è quella di un gufo. Nella versione della Atwood, Penelope diventa una donna in carne ed ossa, una donna con le sue debolezze, la sua forza. Penelope finalmente ci racconta la sua storia. Ora che sono morta, so tutto. Avrei voluto che fosse così, ma come molti dei miei desideri, neanche questo si è avverato. Perché noi conosciamo la versione di Ulisse, ma di Penelope sappiamo ben poco. Nello spettacolo Penelope ci parla dall'Ade, il luogo dei morti. È una donna che viene da lontano, viene dal mondo greco, ma parla alla contemporaneità, agli uomini e alle donne di oggi. Ci racconta di quando da piccola è stata gettata brutalmente in mare dal padre Icario e viene salvata da uno stormo di anatre. E ci racconta di quando viene data in sposa ad Ulisse tramite una gara di corsa, perché all'epoca le donne venivano messe all'asta e l'uomo che ne usciva vincitore riceveva in premio la donna e il matrimonio. Penelope certo è una principessa, non è una donna del popolo, è una donna che ha dei privilegi, anche se non ha possibilità di scegliere. Nello spettacolo accanto a Penelope ci sono le ancelle, le donne del popolo, le schiave, le donne che non hanno voce in capitolo. Saranno impiccate da Telemaco quando Ulisse torna ad Itaca. Le ancelle sono il coro, che dal video proiettato sul fondale, con le loro domande, inquietano Penelope ed Ulisse. Siamo le ancelle. C'è quella andata. Estremamente stimolante lavorare allo spettacolo di Penelope come danzatrice. Ho avuto l'opportunità di sperimentare l'armonia che si è creata all'interno dello spettacolo tra le varie parti e i vari artisti che hanno contribuito. Si è creato un estremo equilibrio e estrema fluidità anche nel processo di creazione. E è stato molto interessante vedere come ho potuto sperimentare a livello creativo in modo molto istintuale. E direi che le coreografie sono nate in modo quasi immediato. E ovviamente lavoro a partire dal corpo e il corpo è entrato subito in risposta agli elementi basilari che avevo, che erano i cori, la registrazione dei cori, quindi la fusione di questa voce di Michela che mi accompagnava e della ritmica musicale. Mi è stato molto forte, molto espressivo questa partitura sonora e quindi mi ha permesso subito di entrare in alcune modalità di espressione corporea. E dall'altro canto invece ovviamente ho avuto come stimolo il testo e il significato del testo, quindi la figura di questa ancella, donna del popolo, donna schiava e quindi privata della propria libertà, e di come però in ogni coro questa figura emergesse con varie sfaccettature tipiche del femminile e in questo caso di un femminile violato. Saresti felice di svegliarti la mattina e trovarti a letto con tuo marito e una mandria di mucche? A meno che non ci sia anche un toro o un bel ariete robusto. Scommetto che alla nostra retrocola piacerebbe. Si metterebbe subito a ballare. Ero mortificata. Non riuscivo a cogliere il senso più volgare di quegli scherzi. Almeno non ancora. E non sapevo di che cosa stessero ridendo. Anche se capivo che lo facevano a mie spese. La
Lavorare alla produzione dello spettacolo Penelope è stato, come sempre quando si lavora con Michela, interessante perché l'aspetto visuale della scenografia, dei costumi, insomma l'aspetto visuale dello spettacolo si integra in modo processuale nel progetto alla parte della regia. Alcune scelte fondamentali, tipo il tappeto circolare che è presente in scena, sicuramente ha dato un'ispirazione anche alla partitura dei movimenti dell'attrice, così come la palette dei colori che abbiamo utilizzato in tutto lo spettacolo, sia nei costumi che nelle proiezioni e nelle luci, sono partite appunto da una base che è stata quella della scelta dei colori del costume. Michele aveva immaginato una proiezione sempre presente, molto importante, che in qualche modo raddoppiasse sia lo spazio scenico che l'azione, no? E questo per me è stato un motivo di scegliere per la scenografia l'essenzialità, cioè di puntare invece a rafforzare l'aspetto dell'abbigliamento, del costume, dell'abbigliamento proprio del corpo. Quindi non soltanto costume, ma quasi segno che definisse maggiormente il carattere sia dell'attrice e quindi di Penelope che della danzatrice del coro. Atwood restituisce voce e dà parola a Penelope e quindi con l'aspetto visivo mi interessava dargli un luogo nella storia, cioè restituirgli proprio un posto, una cronologia e in una geografia. Quindi, a differenza delle rappresentazioni storiche dell'immaginario solidificato che abbiamo di Penelope, quindi una Penelope avvolta dal peplo di epoca classica, restituiamo a lei e a tutta la storia, un posto nell'epoca precedente, quella di cui Omero ci racconta i fatti. Una scena essenziale, rarefatta, dove si alternano il mondo dei morti, da cui Penelope ci parla, e lo spazio del racconto, dove possiamo immaginare Penelope bambina, un luogo che deve contenere diverse storie e deve lasciare spazio all'immaginazione del pubblico. Un tappeto rotondo, decorato, che richiama il grande focolare rotondo che si trova al centro del Megaron di epoca micenea. Un piccolo altare dove Penelope svolge il rito delle candele dedicato alle 12 ancelle uccise da Telemaco. Sia per il lavoro della partitura fisica di Penelope che per quello delle ancelle, ci siamo ispirati all'iconografia vascolare greca. Lo spettacolo è tratto da un romanzo, non da un'opera teatrale, fortunatamente già nella forma del monologo. Dal punto di vista drammaturgico mi sono limitata a seguire la linea narrativa e a togliere tutti quegli elementi, tutte quelle parti che mi sembravano meno rappresentabili a teatro. Anche per una questione di durata. Lavorare con multiverso teatro è sempre un piacere, soprattutto nel mondo fantastico della luce. Con Michela e Pierluigi ho questo rapporto che si è instaurato dopo anni di conoscenza e anche di collaborazione, soprattutto con vari spettacoli dove Michela diventava protagonista, c'erano questi monologhi molto intensi e particolari, dove la luce, soprattutto in un monologo, è importante perché deve delimitare degli spazi. Abbiamo sempre avuto un rapporto libero, un rapporto di rispetto e di fiducia della propria arte, e per loro la luce è fondamentale perché è pensata in forma di partitura, in forma quasi musicale, quindi non è il solito piazzato che si vede e si nota in altri spettacoli di altre compagnie. E quindi è un lavoro
innanzitutto affascinante, che mi permette, e questo è bello, dopo anni di lavoro, ancora di sperimentare, la luce può modellare veramente lo spazio, ma anche il corpo dell'attrice. In Penelope la scelta è stata particolare. Abbiamo cominciato a lavorare su una partitura particolarissima dove lo spazio veniva segmentato e rinchiuso in piccoli cerchi. Il ring sacrale veniva in questi momenti aperto o chiuso. Abbiamo giocato su toni molto caldi, con delle gradazioni di filtri, dove il corpo e il viso dell'attrice di Michela veniva letteralmente ricoperto di luce e di colore. Il colore diventava fondamentale per dare profondità, per dare volume e soprattutto per dare emozione in quel preciso istante. Abbiamo fatto questa scelta di utilizzare la luce assieme al video che diventasse come una trama, un segno che delle volte era visibile ed era molto potente, ed altre volte diventava quasi un quadro luminoso e quindi diventava parte fondamentale della scenografia. Lo spettacolo è molto particolare perché, come usa sempre Michela, il corpo e la voce viene interrotto, viene moltiplicato da dei gesti, da dei movimenti, dove la luce diventa quasi una linea guida. E la cosa molto bella è che ho lavorato con tante compagnie, tanti artisti a livello nazionale, e devo dire che la bellezza di Michela è che sente e legge la luce. E quindi è molto bello riuscire a creare una partitura molto particolare, molto rigida, e vedere un'attrice che non perde neanche un centimetro del puntamento della luce. Quindi questo diventa subito un lavoro molto gratificante, perché soprattutto quando lavoriamo con delle luci molto strette, basta veramente pochissimo per rendere una scena anche bellissima, ma che perde l'emozione. Uno spettacolo dove il movimento, la luce, il video, ma soprattutto la parola dell'attrice, dialogano molto bene assieme e portano lo spettatore a un viaggio veramente emozionale ed unico. Quindi, che dire, io spero di rifare altre sperimentazioni con Multiverso Teatro, dove la luce diventa sempre un segno artistico molto forte e indicativo. Video e fotografia non hanno come scopo la moltiplicazione di codici e segni linguistici, ma assumono un carattere prettamente teatrale. E nascono dall'interno del lavoro. Noi non aggiungiamo alla dimensione spazio-tempo creata all'interno dell'universo spettacolo, non aggiungiamo altre dimensioni spazio-temporali. E questo avviene anche nel canto di Penelope, dove la proiezione è sia fondale e sia soggetto. E la proiezione sfondo fondale quando l'immagine fissa riprende la forma del tappeto, poi invece si trasforma in soggetto nel momento in cui appaiono i cori. Vediamo Melanto danzare all'interno di un grande cerchio bianco e vediamo le ancelle rossastre su uno sfondo nero. E il cerchio, che riprende la forma a sua volta del tappeto, è uno spazio vuoto, uno spazio adimensionale senza alcuna profondità, dove la luce è volutamente neutralizzata e non aggiunge alcun elemento a quelli che sono già presenti all'interno dello spazio scenico. Mentre le ancelle sono lo sfondo su cui si muove. E questo sfondo è composto da queste grandi figure che in qualche modo incombono sulla scena e su Penelope. Quanto al colore, appunto, anche il colore riprende la pittura dei vasi rossi e neri di epoca classica e diciamo che è coerente con le scelte cromatiche per quel che riguarda le luci. Thank you.
dello spettacolo Penelope mi sono ispirato a un metodo di lavoro che normalmente utilizzo nella realizzazione di musiche per teatro, cioè quello di cercare di combinare una ricerca sonora di tipo tradizionale, quasi acustica, in questo caso legata a temi della Grecia antica, mediterranei, all'elettronica, all'uso di anche abbastanza pesanti a volte di batterie elettroniche, di suoni emozionali molto profondi. L'idea era quella di costruire dei cori che si ispirassero ai cori della Grecia antica, e non dimenticandosi mai dell'elemento emozionale del personaggio, del suo rapporto conflittuale con l'isola dove è stata segregata, della sua attesa. Anche la duplicazione delle immagini ha aiutato a volte a creare suoni ripetuti come dei mantra e in certi momenti anche dare un senso coreografico. Il tutto nel tentativo di appunto combinare antichità e modernità e attualità. Il cuore della poetica di Multiverso Teatro è il lavoro dell'attore creativo, ma tutti gli altri elementi della scena sono fondamentali, dalla poesia delle luci, al video, alla scenografia, ai costumi, la musica originale. Tutto si fonde in un'unica partitura. La regia non è mai un'imposizione unica che viene dall'alto. Certo, costruisce una visione, ma ognuno contribuisce a partire dalla propria competenza, dalla propria visione artistica, e dà un suo contributo assolutamente importante e imprescindibile. E il risultato finale è un insieme di tutti questi elementi che è molto di più di quello che il regista da solo avrebbe potuto pensare o immaginare. Odisseo sarebbe un ottimo marito per la nostra anatroccola, che ama la vita tranquilla. E l'avrà, se come lui va strombazzando, la porterà a Itaca. Non seguite il mio esempio, voglio gridarvi nelle orecchie. Ma quando cerco di gridare, la mia voce è quella di un gufo. L'acqua è il nostro elemento per diritto di nascita. Abbiamo un modo speciale di ondeggiare sull'acqua e i pesci e gli uccelli marini ci sono molto familiari. Nel sangue rosso vino di sua madre, durante 9 mesi ha navigato. E così fui consegnata a Odisseo, come un pacco di carne, ma un pacco di carne in carta d'oro, badate bene, un dorato budino di sangue. Quel giorno avevo appena celebrato il solito rito e mi ero asciugata le solite lacrime quando Odisseo entrò nel cortile trascinando i piedi